Ciao e bentornati ancora alla pagina First Love Yourself. Ho deciso di registrare questo video perché tante di voi mi scrivete per farmi gli auguri per il matrimonio di domenica di mia figlia e quindi c'è chi mi manda i messaggi e invece c'è anche chi mi manda quei messaggi dicendomi in questo periodo non ti voglio disturbare perché so che sei super impegnata a finire con i preparativi del matrimonio. Io vi volevo ringraziare per la vostra vicinanza e in tante mi chiedete in questi messaggi cosa provo. Diciamo che continuamente in questo periodo ci sono delle persone che incontro, no? La domanda che mi fa, diciamo, è quanto sono emozionata, se sono emozionata e cosa provo. Anche l'altro giorno un mio collega mi ha chiamato per farmi gli auguri e per domandarmi anche questo, cosa sentivo. Allora, dire emozione, direi che in questo momento dentro di me ci sono un uragano di sensazioni, non tanto forse legata al matrimonio in sé di mia figlia, ma bensì a quello che questo matrimonio ha generato dentro di me. Lei è da che ha 18 anni che vive da sola, quindi non ho sentito quel distacco fisico, quindi per me il matrimonio non ha il significato che lei va via di casa. Ecco che l'emozione è diversa. E questo mi ha fatto ovviamente ricordare a quello che dico spesso nei miei corsi, vi dico spesso nei post oppure alle mie clienti, che non sono gli eventi, ma il significato che noi diamo a quello che ci sta accadendo. Ecco perché probabilmente l'emozione mia è molto diversa dalle emozioni di quei genitori dove il figlio si sposa e quindi è collegato più all'andar via di casa, quindi le danno un significato totalmente diverso. Per me è un insieme di emozioni, è un uragano di emozioni più che altro perché la mia mente mi fa tornare indietro nel tempo, vedendo le foto, soprattutto quando lei era piccola. Prima di tutto mi sembra ieri che aveva 2 anni e con la memoria, col passare del giorno, vado molto indietro a quello che c'è stato. Ma perché faccio vi sto parlando? Perché faccio il dietro per poter forse oggi apprezzare molto di più, non solo apprezzare, ma vivere forse molto di più, quindi essere presente in questo momento, cioè. Ok, il tempo è passato, è vero che sto ricordando molti momenti di quando lei era piccola, ma allo stesso tempo mi rendo conto che non mi sono goduta in pieno la sua infanzia, perché ero piena di pensieri, pensando soprattutto a ciò che doveva accadere, quindi alla sua educazione, a tutto quello che doveva accadere nella vita di lei, quindi come mi dovevo comportare per garantirgli un futuro. Quindi ero così concentrata sul suo futuro che quasi che mi sono lasciata sfuggire quel presente che dovevo vivere. Ne ho fatte tante di foto quando lei era piccola e quindi ho capito che non è che non c'ero, ma bensì che io c'ero lì perché avevo scattato quelle fotografie e ho cassa piena di fotografie di lei quando era piccola, quindi ero molto presente ai saggi, alle riunioni delle scuole. Per ogni cosa, dal medico, sono sempre stata molto presente, soltanto che mi domandavo, ma ero presente, ma i ricordi non ce l'ho. Devo andare a guardare le fotografie per ricordare. Comunque faccio fatica. È perché probabilmente a quel tempo non ero lì. Non ero nel famoso, non mi vivevo il famoso qui ed ora. E allora, come secondo me non ci sono fallimenti, ma lezioni, io quella lezione l'ho imparata. E quindi in questo momento non vivo tanto quello che accadrà domenica, ma ciò che accade giorno per giorno, godendomi ogni giornata e ogni minuto che sto con mia figlia, assaporando veramente quello che su ogni avvenimento, sia dalla prova del vestito, dalla prova del trucco, dalla prova dalla parrucchiera e quindi tutte quelle cose che arrivano prima del matrimonio. Quindi mi fermo a guardarla, come ho detto prima, ad assaporare veramente quel momento lì. Allora, questo è quello che io sento in questo momento
dove tante di voi mi domandate quali sono le mie emozioni. Le mie emozioni sono queste. E godermi veramente mia figlia in questi momenti, in queste giornate, dove ho l'opportunità di fare forse quello che al suo tempo, non per cattiveria, ma perché non avevo gli strumenti per capire determinate cose, perché i genitori a volte non ne sbagliano con cattiveria, ma bensì perché non hanno gli strumenti e quindi dobbiamo a volte perdonarci e perdonare. Io vi auguro a tutte voi una bellissima giornata e spero che questo messaggio vi sia servito come spunto di riflessione per la vostra vita. Io vi ripeto ancora, vi ringrazio e vi auguro una bellissima giornata. Ciao!